Allora, le questioni sono molteplici. Io tanto le faccio un esempio, no? Tutta l'estate si è parlato di Durigon e del parco e ha fatto un errore Durigon, poi si è anche dimesso. Io sono a Latina a sostenere il nostro candidato sindaco Zaccheo, nessuno parla del fatto che candidati avversi della sinistra hanno patteggiato pene, condanne. Non saranno sottosegretari o viceministri come Durigon, però quando uno scandalo colpisce la sinistra come Latina, nessuno ne parla. A Latina dirigenti del PD sono stati indagati, arrestati per concorsi, eccetera, però abbiamo parlato tutta l'estate dell'errore di Durigon. E vabbè, dopodiché, le dico con franchezza, prendo atto della smentita di Berlusconi, ovviamente le smentite valgono quello che valgono. Io personalmente, avendo letto La Stampa che in questi giorni dedica una serie di articoli al negazionismo sulle foibe, alla morte di Forza Italia, non avrei fatto una conversazione con Giannini, che ovviamente da giornalista carpisce delle valutazioni, delle battute, e lo sappiamo, a volte ha fatto un'imprudenza Berlusconi, ci dice Gasparri, confidenziale, amichevole, e il giornalista scrive, eh? Ha fatto un'imprudenza. Io non avrei parlato con Giannini. Le faccio un esempio. Poco fa mi ha telefonato un giornalista, mi ha detto: ma lei che pensa di Draghi al Quirinale? Ho detto: io voto Berlusconi, anche se Berlusconi non vuole. Io ho già deciso, io sto da tanti anni in Parlamento, io quando ci sarà il 3 febbraio scrivo Berlusconi sulla scheda. Poi se Berlusconi è eletto, se Berlusconi si candida, non voterò né Draghi né altri. Quindi uno deve avere idee chiare. Quindi, al di là della questione, poi se lei mi fa un'altra domanda, allora io rispondo alla domanda di Giannini a Berlusconi. Marzullo? Risposto, si fa le domande e si dà le risposte. Leader, che domanda le devo fare? Leader, mi fa. Allora, la domanda è: i leader oggi emergenti del centrodestra, che sono Salvini e Meloni, che sono in una legittima competizione per chi ha più voti e potrà guidare una coalizione per ragioni democratiche, devono pensare un po' anche coalizione e non solo partito. Uno tira per il suo partito, per avere i voti ed essere il primo. Berlusconi in molti momenti ha pensato per il bene di Forza Italia, ma ha anche pensato coalizione. Quindi io la ha giro ragione, in altro ma modo. Atto. Io penso che Meloni, finita la leadership di Berlusconi è finito il centrodestra. Del consiglio, ha ragione. Do un consiglio. Le do un consiglio, se vogliono, come è legittimo aspirare a una leadership, i numeri sono lì, sono giovani emergenti, Salvini non è neanche più un ragazzino, devono pensare ogni tanto coalizione, allora su una candidatura, su una scelta. E concludo con un esempio: Berlusconi, addirittura nessuno se lo ricorda più, nominò Follini vicepresidente del Consiglio. Io ho grande rispetto per Marco Follini, non è che, voglio dire, tutti abbiamo avuto gloria in quel ciclo politico. Dopodiché chi aspira alla guida di una coalizione, vero. Ogni tanto Berlusconi deve tenere unito il centrodestra, ha ragione lei, c'è poco da dire su questo, sono d'accordo con lei. Senta, si ferma.